Grazie Presidente, Assessore, onorevoli colleghi. E allora, sono qui a rappresentare a nome del gruppo parlamentare quello che già ho rappresentato in Commissione Bilancio. Non ci convincono queste manovre per tutta una serie di situazioni. La prima che riguarda l'emendamento A2R2, che porta una relazione a corredo che è la stessa identica, che con le conclusioni sono le stesse identiche di quelle dell'anno scorso. Cioè i fondi dell'agricoltura, in quel caso erano quelli della CRIAS, che venivano utilizzati allo stesso scopo. Il fatto è stato che ci veniva detto che quei soldi erano inutilizzati e inutilizzabili, sta di fatto che dopo qualche mese in Commissione Bilancio abbiamo audito la Presidente della CRIAS che ci ha detto che erano in gravi difficoltà e che non riuscivano a espletare le mansioni perché il fondo di rotazione di cui facevano parte quei 19 milioni non esisteva più. Oggi ci viene detto, dove prendiamo praticamente fondo di solidarietà regionale dell'agricoltura, i fondi per la promozione dei prodotti agricoli, i fondi per il caro carburanti dei mezzi agricoli, quindi in agricoltura, che anche questi sono soldi inutilizzati e inutilizzabili, che quindi ne possiamo fare anche a meno. Questo per quanto riguarda la 2R2. Per quanto riguarda la 2R1 stiamo andando a togliere invece fondi alla copertura di sicurezza della sanità regionale. Da 30 milioni ne preleviamo 10, a fronte di una legge regionale, la 23 del 2002, il quale articolo 27,4 cita che l'assessore regionale al bilancio fa una proposta alla giunta regionale che deve deliberare, e previa delibera della giunta regionale che quella possibilità di utilizzare i fondi. Questa previa delibera, cioè questa delibera di giunta regionale, agli atti non c'è, non esiste, perché oggi non c'è un governo insediato, perché le deleghe sono state completamente azzerate e perché abbiamo un presidente della regione che invece di supportare le aziende siciliane va in Tunisia a supportare non si è capito quali aziende ancora. Motivo per il quale noi non ci stiamo perché oggi non si può spogliare un figlio per vestirne un altro, sono tutti figli di questa regione, hanno tutti pari diritto, noi non ce l'abbiamo con i forestali perché non sono loro che sono il problema di questa regione, è una cattiva politica, è una politica che non ha fatto programmazione, che non ha dato la possibilità di andare a recuperare i fondi quando era il tempo di andarli a recuperare, e oggi all'ultimo secondo utile in zona Cesarini dovremmo noi prenderci la responsabilità di andare fuori da ogni norma, perché la legge prevede una delibera di giunta che oggi non c'è, fuori da ogni norma dovremmo prenderci la responsabilità come Parlamento. Non ci stiamo perché non è questo il modo di operare e noi non vogliamo essere complici di un modo di operare che per noi non solo è sbagliato, ma è fuori dalla norma. Per questo il Movimento 5 Stelle abbandona l'Aula. Grazie, onorevole.